abbiamo ascoltato parole magari un po' difficili, a volte un po' dure, ma sono le parole di un innamorato che fa di tutto per non perderci, che arriva fino a salire sulla croce e a stendere le sue braccia per donarci il suo abbraccio. Questa sera questo innamorato ci ha guardati nel silenzio per attirarci a lui e sussurrare al nostro cuore quelle parole che spesso nei tanti rumori del quotidiano noi rischiamo di perdere. Il Signore, davvero in questa Quaresima, parli al nostro cuore e ci sussurri che noi siamo i figli amati del Padre. Questa fiducia nel cuore, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Tantum ergo sacramento veneremur cernu d'anticum documentum novo cedari tui preste de fide supplementum se nessun defectui genitori genitoque la virtus quoque site benedizio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Partecipare al